siamo qui. Ringrazio il procuratore Chiaro Capo per la sua autorevole presenza e siamo qui sostanzialmente per definire l'episodio del 19 di luglio scorso, insomma, del treno regionale Piacenza-Milano, e nei dettagli e nei modi che appunto il procuratore dottor Chiaro vi illustrerà. Con particolare soddisfazione che vi comunico l'esito delle indagini che davvero a tamburo battente sono state fatte per risolvere questo caso. Sono dunque contento di comunicare che le stesse indagini che sono state svolte a tamburo battente sia dalla squadra mobile che dalla polizia ferroviaria, con la direzione del pubblico ministero del mio ufficio incaricato del caso, hanno portato ad accertare senza ombra di dubbio che si è trattata di una simulazione. Il capotreno ha simulato tutto, arrivando addirittura a conficcarsi il coltello accuratamente nella mano per poter simulare questa aggressione, riferire poi il tutto al soggetto che aveva riconosciuto con certezza assoluta. Ha ammesso di avere simulato tutto, portando da casa il coltello che è stato utilizzato per questa autolesione. Lui dice esasperato per la situazione in cui si trova facendo questo lavoro, per le continue minacce ricevute all'esito dell'attività di controllo che è stata fatta. Effettivamente, come ha detto il procuratore, il rischio di incorrere, diciamo, nell'errore c'era tutto, perché il profilo del soggetto coincideva, anche piccoli precedenti penali, eccetera. Fortunatamente siamo stati attenti, ci abbiamo messo una nottata, prudentemente, tra le altre cose lui l'abbiamo trovato a Lodi, quindi era compatibile. La mattina fugge a Santo Stefano Lodigiano, il pomeriggio lo troviamo alla Caritas a Lodi, fra stazione Caritas, quindi però un po' l'intuito, un po'... Abbiamo capito che non quadrava, ci siamo presi la responsabilità di lasciarlo andare, abbiamo avuto ragione, perché effettivamente, come poi ha confermato lui stesso, si era inventato tutto. Il problema c'è, è un problema che noi cerchiamo di affrontare, non dico risolverlo, perché la chilometrica della Lombardia è una chilometrica molto estesa, la maggior parte dei treni è di Trenord, quindi è chiaro che i capitreno che maggiormente impattano con queste situazioni sono personale di Trenord. Noi interveniamo continuamente sia a bordo treno sia in stazione per fatti che ci vengono segnalati. A volte riusciamo nell'immediatezza a trovare il responsabile e metterlo in sicurezza, altre volte lui ha avuto l'eventuale responsabile, ha avuto modo di fuggire, di nascondersi, non ci sono dati, elementi certi, e quindi magari è difficile risolverlo. Devo dire che questa è la dimostrazione della stretta collaborazione che ci deve essere sul territorio delle specialità con le questure, perché proprio la sinergia, l'attività congiunta della squadra mobile con il personale della polizia ferroviaria, della squadra di polizia giudiziaria compartimentale, ha permesso di raccogliere tutti gli elementi per arrivare a questo risultato.